compagnia di Manuel Pucciarelli verso la sfida dello Juventus Stadium contro appunto la Juventus campione d'Italia, ma Juventus che andrà sicuramente anche a vincere questo ennesimo scudetto, una sfida affascinante, importante, in una cornice davvero emozionante come appunto lo è il nuovo Juventus Stadium. Sì, sì, sarà una partita bellissima, emozionante appunto perché si va in un campo bellissimo, uno stadio bellissimo. Contro una squadra, la squadra più forte d'Italia, lo sta dimostrando, però noi andiamo lì come sempre, come siamo andati in tutti i campi d'Italia quest'anno e cercheremo di portare via qualche punto anche da lì. Come si può provare a fare il miracolo contro la vecchia signora? Secondo me giocando come sappiamo e andando a prendere come sempre altri, andando a pressare dappertutto, solo in quel modo noi naturalmente si deve dare più del 100% e bisogna sperare che loro appunto non facciano la miglior partita di loro, insomma. Anche se sarà difficile che non la facciano, perché anche loro è squadra che comunque non molla mai contro nessun avversario e questo insomma la rende forte, la rende grande. Sì, la Juve ha questa caratteristica che veramente gioca tutte le partite al 100%, però noi dobbiamo essere bravi a portare la partita come si vuole noi e poi visto, siamo andati a fare risultato dappertutto, io non vedo perché si debba aver paura di questa partita. E questo è molto importante e significativo anche su quello che è l'approccio. Immagino che anche Mister Sarri in questi giorni vi stia lanciando questi messaggi, di non aver paura, giocare appunto come sappiamo e poi, è chiaro, il campo decreterà e dirà chi è la migliore. Sì, sì, sicuramente, però appunto bisogna andare lì consapevoli che si può portare via punti. Magari all'andata non sapevamo ancora in questo periodo cosa si poteva fare, è venuta qui, abbiamo giocato la nostra partita anche qui in casa, però poi dopo il 2-0 soprattutto non ci abbiamo creduto più forse. Invece ora si va qui consapevoli che siccome abbiamo fatto tanti risultati positivi con Roma, Fiorentina, Inter, Milan, contro tutte le squadre più forti, quindi si deve andare lì a Torino senza paura. Il mister ci sta dando una grossa mano su questo piano qui. Questa mano è anche la stagione delle emozioni, calcare grandi palcoscenici, quello insomma dello Juventus Stadium ne è uno. Credo che i minuti iniziali, l'ingresso in campo, insomma, darà un po' di mal di stomaco, per così dire. Ma cioè, almeno personalmente, per quanto mi riguarda, mi carica ancora di più giocare in questi stadi con tutto il pubblico, quindi mal di stomaco no, solo positivo ovviamente, eh? Sì, certo, sì, certo, sì, appunto, però solo emozioni positive e voglia di giocare in questi campi qui. Senti Manuel, chiusa quella fastidiosa parentesi legata al contratto sulla quale non ci vogliamo nemmeno entrare, sei tornato a riprendere il tuo posto da titolare, insomma, dimostrandoti anche che insomma il rapporto Manuel Pucciarelli-Empoli era veramente solido e ognuno credeva reciprocamente nell'altro. Sì, sì, è esattamente così, ma non avevo nessun dubbio nemmeno prima, quindi si è superata quella fase lì che magari ci voleva pure in quel periodo, quindi va bene così, non si ritorna indietro ora. E sono contentissimo, insomma, di aver risolto tutto e niente, ora non c'è assolutamente nessun problema. Quindi è tornato in campo come, tra virgolette, passamento almeno ci eravamo lasciati, insomma, con la stessa verve, con la stessa grinta, offrendo ottime prestazioni. Sì, sì, no, forse personalmente anche di più, con ancora più grinta di prima, quindi alla fine è andata bene, poi la squadra si è sempre portata benissimo, quindi va bene così. Senti, a proposito di Juventus Stadium, Mirko Valdifiori ha debuttato in nazionale in quello stadio, è stata una cosa molto bella per tutti, perché poi la convocazione di Mirko è una convocazione secondo me particolare che dà modo insomma di festeggiare maggiormente anche a livello di collettivo, di squadra, di gruppo, di città, di tifoseria. Ci pensa Manuel Pucciarelli che forse un giorno, chissà, quell'altra maglia azzurra potrebbe anche essere sua? Sì, vabbè, intanto penso a questa maglia azzurra, devo fare benissimo qui e devo fare tantissime altre cose, quindi ancora non ci penso, è chiaro che rimane un sogno, quello lo è per tutti, deve essere così, altrimenti no, non possiamo giocare a calcio, chi non ha questi sogni, questi obiettivi non può giocare, quindi intanto siamo contenti per questa convocazione di Valdifiori, veramente l'abbiamo seguito tutti, è stato bravo anche tra l'altro. Siamo contentissimi appunto, ma tutto Empoli, tutta la città è orgogliosa e questo veramente ci fa un enorme piacere a tutti. Chiaramente appunto ognuno deve avere quell'obiettivo lì.